La sala attigua alla sala da ballo e il viceré Eugenio di Beauharnais. Questa sala è il proseguimento della sala da ballo con la quale comunica attraverso i tre archi aperti. Dalle finestre potete ammirare la veduta dei giardini pubblici di Porta Venezia, dedicati allo scrittore Indro Montanelli. I giardini pubblici sono stati progettati da Giuseppe Piermarini, l'architetto che ha realizzato anche la Scala di Milano e il cui collaboratore, l'architetto austriaco Leopoldo Pollack, è proprio l'autore di questa villa reale, fatta realizzare intorno al 1790 come residenza del conte Lodovico Barbiano di Belgioioso, villa che dal 1921 è diventata la GAM di Milano, Galleria di Arte Moderna. Questa sala è realizzata in stile neoclassico, proprio come lo sono le decorazioni a forma di lunetta a tempera con soggetto mitologico realizzate da Andrea Appiani. Se guardate con attenzione vi accorgerete che uno dei busti qui mostra, dello scultore Manfredini, raffigura Eugenio di Beauharnais. Questo personaggio è stato il viceré d'Italia e scelse questa villa come reggia personale, rendendola poi così elegante, commissionando anche le decorazioni in stile impero che ancora tanto colpiscono lo spettatore.